Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. Il dollaro statunitense è salito dopo aver raggiunto il massimo da 20 anni, poiché il sentimento di avversione al rischio, derivante in parte dalle preoccupazioni sulla capacità della Federal Reserve di combattere l'inflazione elevata, ha rafforzato l'attrattiva del greenback. La Gran Bretagna non ha avuto alcuna opzione se non quella di sospendere parti del controverso protocollo dell'Irlanda del Nord, mentre la lite tra Regno Unito e Unione Europea esplode ancora una volta. Le azioni statunitensi sono scivolate, mentre i rendimenti dei treasury statunitensi in rialzo hanno colpito titoli in crescita in mezzo alle prospettive di un inasprimento aggressivo della politica monetaria, con il sentiment degli investitori che risente dei timori di un forte rallentamento economico in Cina. La coppia dollaro americano yen giapponese si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Il CCI indica un'opportunità di selling. La coppia Bitcoin dollaro americano ha ceduto dell'8,2% nell'ultima sessione. Il segnale sell del ROC è in linea con l'analisi tecnica generale. La coppia oro dollaro americano è crollata dell'1,3% nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale sell. La coppia petrolio grigio dollaro americano ha ceduto del 5,8% nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico indica un'opportunità di selling. L'indice dell'ottimismo delle imprese Enfield degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 10. Il Red Book Index degli Stati Uniti alle 12.55. L'indagine ZU Economic Sentiment dell'Unione Economica e Monetaria alle 9. L'indagine ZU Situazione Attuale della Germania sarà rilasciata alle 9. La 10-year Bond Option del Giappone alle 3.35. Le riserve estere JP del Giappone alle 23.50. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.